Wallet of Satoshi. Buongiorno ragazzi. In un video passato abbiamo visto come poter conservare e transare Bitcoin on-chain utilizzando un wallet non custodian. Abbiamo anche detto che fare una transazione on-chain per pagare un caffè o una pizza non è conveniente, ma ci sono soluzioni come Lightning Network che ci permettono di effettuare questo tipo di transazioni con un costo praticamente nullo e ad una velocità fulminante. Oggi vedremo come utilizzare questo Layer 2 e lo faremo utilizzando Wallet of Satoshi. Prima però dobbiamo fare una doverosa premessa. Wallet of Satoshi è un wallet completamente custodial, quindi non abbiamo il pieno controllo dei nostri fondi. Viene da sé quindi che su questo tipo di wallet è imperativo tenerci pochi fondi. Potete tenerci l'equivalente di 50 euro e poi quando non ne avete più ricaricate nuovamente, ma almeno siete tranquilli. E allora perché ne parliamo? Perché è di una semplicità disarmante, perché deve essere considerato alla stregua degli spiccioli che abbiamo in tasca e perché se vogliamo mostrare come funziona Lightning Network a qualcuno, che magari non ne sa proprio niente, questo wallet può essere la soluzione giusta per farlo incuriosire. È chiaro però che poi esistono soluzioni migliori, che ci permettono di avere il controllo dei nostri fondi anche su Lightning Network, ma le vedremo in un futuro, e nulla vieta di utilizzarle tutte e due, comunque. Quindi, fatta questa doverosa premessa, bando alle ciance e andiamo a scoprire questo wallet. Anche questo wallet si scarica dal vostro Play Store o Apple Store. Una volta scaricato, lo apriamo e anche qui, senza fornire nessun tipo di documentazione, siamo già operativi. Il wallet ha un'interfaccia molto pulita e intuitiva, vedete? Al centro, bello grande, abbiamo il nostro saldo, che è espresso in Satoshi, e con sotto il corrispettivo in euro. Sotto al saldo abbiamo l'ultima transazione effettuata e sotto ancora abbiamo la history, lo storico di tutte le transazioni. Poi in basso abbiamo due tastoni belli grossi che sono ricevi e invia. Ora, voi non avrete ancora transazioni, ma visto che qui ce n'è qualcuna, vediamo che cosa possiamo fare. Se clicchiamo sulla transazione, ci si apre un riepilogo con tutti i dettagli del pagamento. Vedete? Quando è stato fatto, l'ammontare, il controvalore, eccetera, eccetera. Vi faccio subito notare le fees pagate. Vedete? Zero. Per questa transazione abbiamo pagato meno di un Satoshi, che ad oggi vale 2 decimillesimi di euro. Praticamente niente, e il pagamento è istantaneo. Comunque, se torniamo nella home, possiamo anche cliccare su History e si apre lo storico di tutte le transazioni, appunto. Bene, torniamo indietro e prima di vedere come ricevere e inviare, clicchiamo sulle tre lineette in alto a destra e andiamo a vedere le varie impostazioni. Per prima cosa troviamo Buy Bitcoin e sotto Sell Bitcoin. Praticamente potete comprare e vendere Bitcoin direttamente dal wallet usando una piattaforma chiamata MoonPay, ma vi sconsiglio di usare questi metodi, quindi andiamo avanti. Sotto troviamo Paste, incolla. Se ci clicchiamo sopra possiamo incollare una invoice che abbiamo copiato da un altro wallet e incollarla qui su Wallet of Satoshi per poterla pagare. Poi sotto possiamo scegliere la valuta con la quale visualizzare il controvalore. Sotto ancora possiamo scegliere la lingua che preferite. Poi abbiamo la funzione Trova negozi e ATM Bitcoin, che vi dà la possibilità di vedere quali negozi accettano Bitcoin intorno a voi. E non fa altro che aprirvi una pagina web, praticamente è un link diretto a BTC Map, quell'app di cui abbiamo già parlato precedentemente. Quindi è molto comodo se non avete l'app, se no usate direttamente quella e via. Se volete comunque c'è anche un altro sito che si chiama CoinMap, che anche quello vi mostra la mappa con tutte le attività che accettano Bitcoin. Comunque, continuando, abbiamo contatti, dove potete creare una lista di contatti con i rispettivi indirizzi. Scorrendo ancora troviamo supporto, che praticamente vi apre direttamente una mail con il destinatario già compilato, al quale potete scrivere se avete bisogno di supporto. Come ultima voce abbiamo Settings, impostazioni. Ci clicchiamo sopra e troviamo la possibilità di scegliere se vedere il saldo in BTC o in Satoshi. Poi possiamo abilitare o disabilitare il Face ID o il PIN per effettuare un pagamento. Possiamo nascondere il nostro saldo nella home page. Vedete che se ora torniamo indietro vedremo che il saldo è nascosto con degli asterischi. Poi possiamo scegliere se vogliamo il tema scuro o il tema chiaro. A me piace scuro perché dà anche meno fastidio agli occhi, lì decidete voi. Sotto abbiamo l'autopay per piccoli importi. Praticamente se abilitiamo questa funzione ci verrà chiesto di specificare un importo sotto il quale non viene richiesto il PIN o il Face ID per la conferma. Vedete, se per esempio mettiamo 100 Satoshi, nel caso in cui pagassimo una invoice di 50 Satoshi, il wallet non ci richiederà né PIN né Face ID. Adesso la disabilitiamo. Poi sotto troviamo Scan NFC,
Dovete sapere che stanno uscendo delle carte o anche degli anelli che hanno la possibilità di pagare. Ecco, quando attivate questa funzione, chi vi vorrà pagare appoggerà la carta o l'anello al vostro telefono e vi pagherà l'invoice. Infine troviamo le ultime due voci legate al nostro account, che sono la possibilità di scaricare un file CSV con lo storico delle transazioni e la possibilità di fare il logout. Ora, sul login e il logout vi devo dire due cose. Come abbiamo detto all'inizio, questo wallet è custodial, quindi voi non avete il controllo dei vostri fondi, ma avete un account presso Wallet of Satoshi. Quando inizierete ad utilizzare questo wallet, voi non sarete loggati, ma potrete utilizzarlo lo stesso. Il rischio è però che se succede qualcosa o se perdete il telefono, voi perderete anche i vostri fondi. Fornendo una mail, invece, e quindi facendo il login, i vostri saldi e i movimenti verranno salvati e avrete la possibilità di recuperarli nel caso dovesse succedere qualcosa, appunto. Quindi, ora a me viene data la possibilità di fare il logout perché ho già inserito una mail, ma a voi invece verrà richiesto di inserire una mail se volete il backup. Vedete voi, potete farlo oppure no. Io lo farei, magari utilizzando una mail dedicata, così siamo tranquilli. Tornando a noi, abbiamo finito di vedere i settings e ora torniamo indietro e vediamo Point of Sale. Questo è molto utile per chi vende prodotti. Per esempio, se avete un ristorante, potete fare il conto direttamente dal wallet con questo strumento. Proviamolo, dai. Ci clicchiamo sopra e compare una calcolatrice. Vedete che posso fare la somma dei vari prodotti che ha preso il cliente. Per esempio, se ha preso un piatto da 5 euro, uno da 7 e uno da 9, mi compare bello grande in verde già il totale in euro e sotto il corrispettivo in bitcoin. Se ci clicco sopra mi genera automaticamente l'invoice del totale. Uno strumento carino per facilitare ancora di più il suo utilizzo. Bene, ora finalmente vediamo come ricevere, perché noi non abbiamo fondi. E poi vedremo come inviare. Clicchiamo su Ricevi e ci compare subito in bella vista un QR code che può essere utilizzato per ricevere un pagamento Lightning. Ma questo non consideratelo adesso. Prima di vedere questo, cerchiamo di capire come possiamo ricevere fondi su Lightning. Dunque, per prima cosa possiamo ricevere un pagamento. Quindi, se vendiamo qualcosa del valore di 5 euro, possiamo creare una invoice da 5 euro e farcela pagare. Se vedete, in basso ci sono 4 quadratini. Li esamineremo però al contrario, quindi da destra verso sinistra. Così seguiamo un filo logico. Allora, il primo apre semplicemente la fotocamera per poter scansionare un QR code. Il secondo invece, quello con il fulmine, è quello che utilizzeremo adesso. Quindi ci clicchiamo sopra e compare un altro QR code, vedete? Sopra ci troviamo scritto Lightning Invoice, che è appunto quello che stiamo facendo noi. Stiamo creando un invoice per farci pagare. Sotto al QR code abbiamo Copy, che ci permette di copiare l'invoice per poterla incollare su un altro wallet. A fianco troviamo invece Share, condividi, che ci permette di inviare a qualcuno l'invoice via mail o via WhatsApp per potercela pagare. Sotto ancora abbiamo l'opzione che ci serve per poter creare l'invoice, che è Amount Note. Ci clicchiamo sopra e compare lo spazio per inserire l'importo e una nota se vogliamo. Noi lo compiliamo, quindi mettiamo 5 euro, vedete che sotto è comparso l'ammontare in Satoshi, e se clicchiamo su Add a Note possiamo anche inserire una nota. Scriviamoci colazione. Se notate, tra l'importo in euro e quello in sats ci sono due frecce, che se le clicchiamo ci possiamo invertire le valute e quindi inserire l'importo in sats al posto che in euro. Ma andiamo in basso e clicchiamo su Genera Invoice, ed ecco che compare il QR code con tutti i dati già preimpostati. Chi pagherà dovrà semplicemente scansionare il QR code senza aggiungere nessun altro dato e la invoice verrà pagata. Molto semplice. Sotto al QR code ritroviamo le voci copia e condividi e se ne è aggiunta un'altra che è scan NFC. Quindi chi deve pagare ha una card o un anello, allora cliccheremo su scan NFC e faremo avvicinare la carta o l'anello al telefono. Anche qui tutto molto semplice. Un altro modo per ricevere fondi su Lightning è quello di spostarli da on-chain a Lightning, appunto. Se non avete un'attività, probabilmente questo sarà il metodo che utilizzerete di più. Vi ricordate il processo di creazione di un canale che avevamo visto nel video dedicato al Lightning? Bene, qui, essendo su un wallet custodial, la procedura è molto semplificata. Vi basterà inviare la quantità di fondi che volete, immaginiamo 50 o 100 euro, dal vostro wallet on-chain a questo indirizzo che compare a schermo se clicchiamo sul tastino in basso con la B di Bitcoin. Notate infatti che sopra al QR code c'è scritto Bitcoin on-chain. Con questa funzione quindi voi potete mandarvi i fondi da un vostro wallet on-chain al nostro portafoglio Lightning.
Ovviamente non solo voi, ma se fornite questo indirizzo a qualcun altro, anche lui potrà inviarvi dei fondi direttamente qui. Ma è inutile che vi dica che è una pratica sconsigliata, anche per i costi elevati, perché se notate, sotto i soliti copy and share c'è scritto 0,5% di fee. E quella è la commissione che vi chiede Wallet of Satoshi per questo servizio. Servizio custodial centralizzato, quindi veloce ed efficiente, ma ovviamente questa semplificazione in qualche modo si paga. Comunque, in ogni caso, voi vi mandate i vostri 50 euro qui e potete utilizzarla. Visto che parliamo di trasferire fondi da on-chain a Lightning, vi ricordo una bella notizia. Questo layer è in continuo sviluppo e stanno uscendo soluzioni sempre più comode per l'utilizzatore. Per esempio Pocket Bitcoin, quel servizio di cui abbiamo parlato per acquistare Bitcoin, ha implementato anche i trasferimenti via Lightning, quindi vi basterà comprarli e mandarveli da lì al vostro wallet Lightning senza dover fare una transazione on-chain. Tornando a noi, passiamo a vedere l'ultimo quadratino, quello con la chiocciola, che in realtà sarebbe il primo che si apre quando cliccate su ricevi. Se leggiamo sopra il QR code, leggiamo Lightning Address. Che cos'è? È una tipologia di pagamento che prende il nome di LNURL. Sostanzialmente con questa tipologia avete la possibilità di avere un QR code statico che potete esporre per esempio su un vostro sito, oppure come nel mio caso che metto nei video per farmi fare una donazione. Che fra parentesi, se vi va di fare mi dareste una grossa mano a far crescere il canale. Comunque, con questo QR code è come se voi lasciaste una invoice aperta ma non compilata e sarà chi pagherà a compilarla, inserendo l'importo e le note. Inoltre si chiama address perché è collegata ad un URL. Infatti, se notate, sotto, sempre ai soliti copy and share, vedete un indirizzo. Quello è il vostro indirizzo Lightning che volendo potete fornire ed essere pagati direttamente lì. Questa è un'altra nuova funzione che permette di rendere più facilmente memorizzabile un vostro indirizzo Lightning. È una figata se ci pensate. Io posso dirvi, ehi ciao, fammi una donazione all'indirizzo plaque@walletofsatoshi.com. Capite che è molto più semplice da ricordare. Ora, parliamo un attimo dell'indirizzo. Subito vi troverete con un nome strano prima della chiocciola. Quello è un nome di fantasia che vi dà il wallet. Si può cambiare e personalizzare? Sì. Ma prima è necessario fare un determinato numero di operazioni, perché ovviamente essendo un servizio, Wallet of Satoshi non te lo fa pagare, ma te lo fa modificare solo dopo che hai utilizzato per un po' di tempo il suo wallet, e quindi sostanzialmente dopo un po' che gli hai pagato un po' di fees. Sotto l'indirizzo c'è Personalizza. Clicchiamoci sopra e vediamo cosa richiede. Ecco, innanzitutto vi richiede di fare il login, poi vi chiede di fare almeno 10 transazioni, sia come invio che come ricezione, si sommano. Poi vi chiede anche qui di inviare o ricevere almeno 100.000 Satoshi on-chain. Una volta soddisfatte queste richieste, potrete finalmente personalizzare il vostro indirizzo. Bene, ora che abbiamo visto i vari tipi di ricezione, possiamo passare ai pagamenti. Quindi torniamo nella home e clicchiamo su Send, su invia. Come vedete, si apre subito la fotocamera, perché il centro di tutto sta fondamentalmente nello scannerizzare un QR code. Quindi, se dovete pagare una invoice, vi basta appunto inquadrare il QR e confermare con il Face ID e il gioco è fatto. Oppure possiamo vedere le opzioni che abbiamo più in basso. Partiamo dalla prima, quella con il simbolo della tastiera. Ci clicchiamo ed ecco che compare lo spazio per inserire il nostro Lightning address. Adesso, così per esempio, ci inseriamo il mio e vediamo che succede. Ecco che è già comparsa una freccia e se ci clicchiamo sopra ci porta nella schermata per inserire importo e note. Inseriamo l'importo che vogliamo, clicchiamo su invia e il gioco è fatto. La seconda icona in basso ci permette di incollare una invoice che abbiamo copiato da un altro wallet, mentre la terza icona ci permette di prendere un QR dalle nostre foto. Tutto qui. Sostanzialmente o scansionate un QR code o inserite un Lightning address. Niente di più semplice. Vi do solo un piccolo consiglio prima di terminare. Fate sempre attenzione a quando pagate e assicuratevi che l'esercente vi fornisca un QR code per Lightning, perché altrimenti rischiate di fare una transazione on-chain senza accorgervene, perché questo wallet può inviare anche on-chain, mi raccomando. Chiedete sempre espressamente di pagare con Lightning Network. Bene ragazzi, anche con questo tutorial abbiamo terminato. Come avete visto, questo wallet è di una semplicità estrema. Poche funzioni, ma tanta semplicità. Ovviamente ci sono i suoi contro, come abbiamo detto, non dimentichiamocelo.
Questo wallet secondo me è ottimo per chi non ne sa proprio niente, totalmente zero, ma vuole provare, o anche per chi è già pratico con le transazioni on-chain, ma vuole provare il Lightning e non si sente ancora confidente nel farlo con un wallet un po' più complesso. Ovviamente sono dell'idea che dopo sarà necessario fare un passo successivo ed utilizzare altri strumenti meno custodial e meno centralizzati. Dai ragazzi, anche per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e seguitemi anche sugli altri social, trovate i link in descrizione. Noi ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video. Ciao!